eccoti. Ciao carissimo, grazie Fantastico. per l'invito. Grazie, grazie. Ma guarda, io ti voglio raccontare questo aneddoto. Questa mattina, poi al limite lo faremo vedere in seguito. Questa mattina mi è apparso un ricordo di 3 anni fa, quando ancora stavo a Tenerife e mi ringraziasti per il blog che raccontavo l'isola di Tenerife, eccetera. Ragazzi, stiamo in diretta su YouTube, su Facebook e anche su Instagram. Mi raccomando, iscrivetevi, è molto importante. Oggi con Valentino parliamo di tendenze e innovazione, perché Valentino è uno forte. Bene, che c'è di novità su questo campo? Beh, diciamo che purtroppo quando si parla di tecnologia in questo ultimo periodo va in concomitanza con coronavirus. Abbiamo visto il Covid-19 che ha paralizzato comunque in particolar modo l'Italia, ma diverse comunque nazioni nel mondo. Abbiamo visto anche il Brasile, vabbè, che anche lì è successo un macello. Però generalmente con il coronavirus è spuntato fuori anche un paio di parole: smart working, cioè appunto il lavoro, sai, a distanza, che effettivamente l'Italia sembra che in questa occasione abbia capito che cosa vuol dire lavorare effettivamente a distanza piuttosto che recarsi sul posto di lavoro. Sicuramente hai sentito anche questa cosa anche tu, no? Sì, certo, tu immagina, io come parrucchiere adesso faccio dirette tutti i giorni dal negozio, ho una postazione multimediale, parlo con le persone, faccio consulenze online, faccio corsi online e faccio anche il parrucchiere e propongo quello che io faccio nel mio salone. Molto bene, quindi hai visto anche tu che a prescindere comunque dal ruolo che fai parrucchiere o che nel mio caso faccio il tecnico informatico o che altri sono dei semplici impiegati o si lavora nella grafica pubblicitaria o in diversi altri settori, invece molti hanno scoperto che effettivamente si può lavorare a distanza utilizzando proprio, scusate, la rete di internet. Questo nonostante purtroppo in Italia la fibra ottica non sia ancora dappertutto, però comunque in qualche modo si riesce lo stesso a lavorare, quindi io dico meno male, no? Sì, guarda, io sto facendo queste videoconferenze con i colleghi e mi sono accorto una settimana per capire da un collega che si doveva collegare in una di queste piattaforme, abbiamo scoperto che sia il telefono o il suo tablet non sono adeguati a queste nuove tecnologie. Bisogna aggiornare i software. O anche gli apparecchi che sono un pochino di una generazione un pochino indietro. Certo, beh, avrei visto anche tu comunque che se parliamo di dispositivi mobili, è chiaro che non si può fare tutto con i dispositivi mobili, perché anche se alcuni sono un po', sai, restii con la tecnologia, poi diciamo che l'italiano è primo in classifica nel mancare sai, di innovazione. E pensa a priori che bisogna sempre spendere un botto di soldi per essere, sai, all'avanguardia o cose di questo genere, mentre invece le cose non stanno così. Si tratta solo di disinformazione, perché tu lo sai, la conoscenza è potere. Quindi, d'altra parte, se almeno conosci almeno quel poco, non dico tanto quel poco, ti permette di evitare fregature. Come del resto anche si parla molto spesso, sai, di fake news e queste cose qua, perché molti, diciamolo, nemmeno il motore di ricerca utilizzano. Dicono, sai, chiedo a te perché ne sai di più, ma usa sto benedetto motore di ricerca, no? Io lo uso per tutto, quando ho bisogno di imparare qualche cosa, digito una parola chiave e mi appare. Poi è come la favola di Andersen, le mollichette, Anche. informazione su informazione e riesco a arrivare sempre dove le informazioni che mi servono, sia da un punto di vista professionale. Esatto, il mondo è cambiato. Lo ripeto sempre,
dall'era informatica che abbiamo lasciato, ma prima c'era l'era industriale, adesso siamo passati all'era dell'amore, che ancora non capiamo che cos'è. È donare come stiamo facendo adesso in piccolo. Io credo le tue informazioni potrebbero essere importanti per quelle persone che necessitano di comunicare almeno con le persone, ma aggiornandosi a questo nuovo modo di vivere. Infatti, concordando con quello che tu hai detto adesso, informarsi un attimino non costa niente, ma il punto è la volontà di informarsi, perché come hai visto, molti sono pigri nell'informarsi, vedi con sai, non me ne intendo, c'ho mio nipote, c'ho mio figlio, c'ho mio cugino, l'amico dell'amico, cioè sono cose purtroppo tipiche di una mentalità italiota, diciamolo proprio, e purtroppo non va avanti, non vuole progredire. Ecco perché in Italia ci sono molti problemi legati proprio alla cultura. E se glielo fai notare, la polemica non finire. Apposta stiamo qui, io mi sono prodigato a chiamarti perché sei uno specialista, poi hai anche un blog in sottopressione, ce l'abbiamo, Leonard 80. Lionel80.com. No, Perché questo blog ce l'hai da oltre 20 anni no, quasi. no, 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 no. Fino al 2016-2017 ne avevo un altro che poi ha cambiato nome in Lionel80.com. Quindi ho abbreviato il nome, ma ho cambiato anche alcune cosette e ho ridimensionato alcune cose sotto il profilo professionale, ma il blog è lo stesso praticamente. Perché questo blog tu parli di molte cose a livello approfondito, giusto? Per Sì. esempio, che ci sono nella rete tante cose talmente gratuite che, ragazzi, io vi consiglio di andare a visitare il blog di Valentino. Giusto, Valentino? Dico bene, nel senso perché mi dicevi ultimamente che c'era qualcosa di interessante. Sì, perché ad esempio mi è capitato anche di recente, 2 anni fa, quando sono stato in Portogallo, sempre per motivi di lavoro, che addirittura un centro anziani, gestito da una coppia di amici miei che sono stati imbrogliati da un centro informatico, per così dire, in realtà un negozietto da 2 soldi, che gli ha fornito dei computer passati per nuovi, gli ha venduto un 2 o 3 computer per uso aziendale. Il problema è che sono stati spacciati per nuovi quando invece erano usati di almeno 10 anni fa. Allora, ho fatto una bella cosa, nonostante che c'era installato Windows 10 sopra, che purtroppo su computer datati è pesantissimo e sappiamo anche i problemi legati a Microsoft che lasciamo perdere, allora ho fatto una bella cosa. Siccome tu sei già informato sul fatto che io sul mio computer, ma da sempre praticamente, utilizzo sistemi open source, cioè sistemi basati su Linux, che si chiama in questo caso Ubuntu. Ubuntu è un po' come Android, il telefono Android è basato sul kernel Linux, quindi il kernel è il cuore di un sistema che fa girare il sistema operativo. Il sistema operativo che, come tu ben sai, ha diverse funzioni e scopi. Dal momento che Ubuntu è uno di questi, è uno dei sistemi Linux più famosi e soprattutto più diffusi nell'ambito della pubblica amministrazione a livello internazionale. Però poco in Italia perché è sempre il problema riferito prima dalla disinformazione. Perché? Perché Microsoft domina la pubblica amministrazione italiana, nonostante che c'è l'articolo 68 del codice digitale che per legge, ripeto, per legge, dov si dovrebbero usare software open source nelle pubbliche amministrazioni. Quindi Linux. Linux dovrebbe essere usato in tutti i computer perché? A differenza di Windows, praticamente è immune da virus, non ha neanche bisogno dell'antivirus. Certo. Quindi già un problema in meno legato ai virus. Poi, col fatto che non ha costi di licenza, perché tu lo sai che Microsoft ti fa pagare il sistema operativo, ti fa pagare i software, ti fa pagare quello, ti fa pagare quell'altro, più l'assistenza che ti fa pagare, un'assistenza teorica, perché tanti utenti si stanno lamentando di Windows 10 e
ed effettivamente purtroppo i problemi sono notevoli. Stiamo parlando di fughe di dati, cioè le pubbliche amministrazioni sono un macello sotto l'aspetto delle fughe di dati dall'amministrazione. Infatti, di recente, forse l'avrai sentito, che l'INPS è andato in palla. Sì. Il sito dell'INPS ha fatto Ah, venire sì. fuori tutti i dati degli utenti. E Questo come fa? perché tecnologie Microsoft. Hai capito? Sì, Se vabbè. avessero applicato l'articolo 68 del codice digitale, 68 CAD si chiama così, da quanto tempo si sarebbero risparmiati tutti questi problemi? Pensa che questo articolo è dal 2005 che c'è, dal 2005. Incredibile. Senti, ci vorrebbero 10 puntate, ma avremo occasione di ripetere quando hai qualche novità. Io ti Certo. chiamo e tu ci darai dell'attenzione. Allora, per le persone ancora non capaci ad aggiornare questi computer, io so che tu lavori in remoto, una parola strana nel senso da tanti anni. Ce lo puoi spiegare un attimo che cosa è lavorare in remoto? Allora, intanto già tu sai, appunto, come hai detto tu adesso, che comunque lavori in remoto da 14 anni, quindi non è soltanto dal Covid-19 che lavoro in remoto, ma lavoro praticamente dal 2006 in remoto, da quando praticamente ho avviato la mia attività personale. Dopo che sono venuto via da Milano, mi sono trasferito in Sicilia, visto che mi sono sposato con una siciliana. Comunque, detto questo, in maniera molto semplice è possibile innanzitutto migrare da Windows a questi sistemi Linux che si scaricano, ripeto, gratuitamente, si installa su una pen drive, si infila direttamente poi dal BIOS, lo si fa partire praticamente dalla chiavetta come se fosse appunto un disco di avvio a tutti gli effetti, ed è possibile avviare il sistema in quella che viene chiamata modalità live, cioè senza toccare l'hard disk e i dati all'interno del computer, è possibile provare il sistema. Così, se una persona piace o magari vuole provarlo, testarlo, è possibile testarlo senza nessun tipo di problema. Cioè, quindi, in altre parole, si testa direttamente dalla pendrive senza toccare i propri dati. Quindi, così la persona è in grado di decidere, di vedere e di valutare, perché lo può provare direttamente senza installarlo. Quello è un grande vantaggio. Dal momento che in questa modalità è possibile anche salvare i propri dati, perché purtroppo mi è capitato di recente anche qualcuno che il computer non gli funziona più, ma non il computer in sé, ma Windows si è corrotto, però giustamente le persone hanno molti dei loro dati ancora sopra. E quindi grazie a quel sistema è possibile, vedete, estrapolare i dati sull'hard disk danneggiato e trasferirli ad esempio su un hard disk esterno, tranquillamente. Che meraviglia la tecnologia, Eh sì, vero? ma questo c'è da anni, A me fa impazzire. Allora, ricapitolando, eh? Sì. se qualcuno ci sta ascoltando che ha qualche problema, ti può contattare direttamente sul tuo blog. Nella descrizione del video c'è il link, basta che cliccate, potete andare a vedere dove potrete trovare tutti i punti di riferimento per contattare Valentino e spiegare poi il vostro tipo di problema che ve lo risolve direttamente da casa, Esatto. senza arrivare, inquinare, eccetera, dalla Sicilia alla Val d'Aosta. Tu puoi, e anche fuori dall'Italia, puoi lavorare in remoto per aiutare le persone a imparare anche a comunicare. Io spero, dopo questa chiacchierata, ci scriverai un pezzo sull'educazione, nuova educazione per imparare a comunicare. Dico male? No, dici benissimo. Anche perché Stata. vedi, mi Sì. senti? Scusa, mi Vai. senti? Ah, Sì, ok, sì. pensavo di aver perso la comunicazione. No, che appunto l'importante è mantenere una mente aperta, ecco, diciamolo, senza polemiche, senza se, senza ma, perché più delle volte, sai, quando si chiude la propria mente, non si arriva a nessuna conclusione.
A maggior ragione che adesso stiamo in un periodo difficile, perché comunque c'è bisogno, più che altro, di una certa ripresa. Perché, come hai visto, in Italia fanno confusione sul modo di far riprendere i cittadini al lavoro, alla vita sociale, a tanto altro ancora. E quindi si spera che adesso, con l'aiuto della tecnologia, praticamente riusciamo pian piano, insomma, a riprendere quello che dovrebbe essere il normale corso della vita. Ecco. Poi, se riusciamo a dargli una qualità in più, con le giuste informazioni, meglio ancora. Sì, no, io oggi mi sono fermato a un bar per mangiare. La signorina mi ha detto: "Ma da sport no, mi piacerebbe mangiare." Sono mangiato il pollo con la cicoria, buonissima. Però mi hanno dato tutta sta roba monouso dal piatto che se volava mentre stavo a mangiare. E sinceramente non è che me la sono goduta, ma vedevo che le persone stanno distanti, giusto? Però lo sento ancora di andare in giro. Assembramenti è quando ci stanno 15 persone, ma quando ci stanno 3 persone dentro un luogo ci si scansa, si sta un attimo attenti per rispettare gli altri e noi stessi, naturalmente. Lo dobbiamo fare tutti quanti, ma come io dico sempre, non è una cosa che finisce adesso, è una cosa lunga. Scordatevelo che finisce subito, anche se ci sarà una persona. Sei ancora lì? Persona al giorno o 0 persone, dobbiamo stare attenti. In diretta è arrivato il telefono, l'ho spento un attimo e cercano anche a me. Va bene, senti, concludiamo qua oggi la Ok. prima incontro, poi ne avremo altri e mi raccomando, per chi è interessato a saperne di più, abbiamo il blog scritto in sottopressione in questo momento, ma anche nella descrizione. Abbassa un clic per andare a vedere degli approfondimenti che potrebbero aiutare. Bene, io ti ringrazio e ci vediamo. Com'è il tempo in Sicilia oggi? È incerto, un po' sole, un po' nuvolo e accenna forse un po' di temporale. Benissimo. Bene, Valentino, mi ha fatto piacere e buona giornata. Ciao. Fatto piacere anche a me. Un cordiale saluto a tutti. Perfetto, ciao, ciao. Bene, dopo questa diretta, il telefono mi ha telefonato, ci vediamo alla prossima puntata.